On yonder hill there sits a hare full of worry, grief, and care. And o'er lodgings it was bare, singing, "Ho, brave boys, I ho!" And o'er lodgings it was. Marina Marinotto, assessore al bilancio del Comune di Ponte, una due giorni molto particolari, importante per la società eh, operaria di mutuo soccorso di Ponte, eh, che appunto ha deciso di festeggiare i 150 anni della società a, a livello femminile. Esatto, eh, è un momento molto importante, siamo arrivati al 150 anno della società di mutuo soccorso femminile, che nasce per un bisogno proprio. Dobbiamo fare un po' di storia, in effetti. Eh, il comune di Pont eh, aveva già eh, nei primi anni dell'Ottocento un, um, un setificio. Venivano eh, dire, mh, colt coltivati i gelsi che si davano da mangiare ai bacchi da seta. Ed era un'attività eh, che svolgevano prevalentemente le donne. Quindi, poi questa società, eh, che era, voglio dire, mh, fu venduta a, o, a una società um, um, francese che cominciò invece aveva già dei, eh, aveva già, eh, dei cotonifici. E quindi impiantò un, un cotonificio anche a Pont. Nel 1870 la nostra manifattura eh, aveva, eh, occupava 2000 persone, la maggior parte delle quali erano donne. E, e quindi voglio dire queste donne vivevano nell'ambiente di lavoro in... Uh, in modo molto, cioè soffrivano di, di denutrizione, eh, l'ambiente di lavoro non era comunque salubre, in più queste donne eh, subivano anche, voglio dire, eh, da parte, eh, del, de, subivano anche delle violenze sessuali se vogliamo dire da parte voglio dire sia dei capi dei capi operaie, sia dagli stessi proprietari e non potevano comunque parlare per non perdere il, il loro posto di lavoro quindi la società di mutuo soccorso femminile cerca proprio di dare una mano di sopperire a tutte queste loro necessità e, e quindi voglio dire sorgono queste associazioni tra donne mh, dove tra le altre cose cercavano nel, nei giorni feriali eh, a dare un'istruzione anche a queste donne. Diciamo che appunto la SOMS è Femminile di Ponte ha aperto una strada importante per tutto quello che è il mondo femminile. Esatto, esatto. Molta acqua da allora è passata sotto i ponti, e però voglio dire non siamo ancora comunque ad arrivare ad avere, voglio dire, pare opportunità, ecco, diciamo così, nel senso che ancora oggi eh, per le donne, voglio dire, è molto difficile avere come dire, un posto in prima fila, farsi accettare perché, per, la, per la loro capacità. Una due giorni molto particolare e speciale per la società operaia di mutuo soccorso di Ponte. Eh, eh, siamo qui con Claudio Barinotto, il presidente, che ci racconta di questa mostra che è stata inaugurata sabato e che oggi prosegue questa appunto, due giorni dedicata a quello che è, sono i 150 anni della SOMS a livello femminile. Sì, noi la, la SOMS ha una particolarità molto importante, la SOMS di Pont Canavese Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pont Canavese è la prima che ha accolto le donne in società. Cioè allora si chiamava ambosessi eh, e questa è una particolarità che non si conosce bene il perché e il per come, ma comunque siamo la prima d'Italia che è diventata ambosessi. La la eh, questione sembra che eh, il grosso numero di operai che c'era nella manifattura di Pont, anzi era la real manifattura di eh, Pont ed Dancy, che allora era ancora il regno di Sardegna, eravamo tutti assieme, eh, con, con la Savoia naturalmente, quindi eh, c'era questa grossa manifattura e si freggiava del titolo di reale manifattura. Il grosso numero di tessitrici e filatrici ha portato a fare... E la scelta di metterle in società perché non essendoci nulla di sociale di, di, di welfare adesso si direbbe non essendoci il welfare la gente che veniva malata veniva retribuita le giornate da, dalle società dalla società dei operai era la vera, vera mutua e le donne purtroppo per ovvi motivi hanno problemi più degli uomini quindi erano troppo costose e non le volevano I, volgarmente dicevano hanno sempre una, ne hanno sempre una sono sempre malate, quindi non le volevano ma qui si sono imposte, pare che si siano imposte e hanno raggiunto l'obiettivo dando secondo me anche un contributo all'emancipazione femminile perché comunque si ricordava anche delle donne e tra l'altro c'era anche una contraddizione perché la mutuo soccorso è una roba sociale per aiutare socialmente i più bisognosi se le donne avevano più bisogno degli uomini avrebbero dovuto essere, essere messe le prime in società, le prime ad aiutare, invece era un po' diverso. Insomma. Non era, io spero che anche qualche maschio fosse contento di averle insieme, insomma. che non tutti fossero così gretti ma eh, per, purtroppo il tempo era così. Poi eh, loro cosa hanno fatto? Questo era il 1869, l'ambo la la, sesso, tre anni dopo sono riusciti a farsi una sezione femminile per conto loro, che è quindi il 1872, che cade oggi, quest'anno, il 150 E da allora sono andate per conto loro, ma la legge era molto diversa, eh, la donna non poteva essere rappresentata per legge, e quindi il presidente della società femminile doveva essere un maschietto, doveva essere un maschio, ma questo fino... Al, al 1919, quando c'è stato un deputato che era un radicale, non del Partito Radicale adesso, ma del Partito Radicale di allora, che ha fatto passare una legge in Parlamento che le donne potevano rappresentarsi. Prima non potevano né comprare né vendere. Noi abbiamo un atto notariale del 1903 dove la signora patrito Teoffi, la figlia di notaio, vendeva l'area di questi, proprio qui dove siamo adesso per poter costruire una seconda manica della società, perché di là c'era già, e eh, vendeva la sua roba, la proprietà di suo padre, che aveva ereditato dal padre, ma la vendeva col consenso del marito, se no non poteva vendere, perché le donne non potevano essere rappresentate, fino al 2000, eh, 1919 appunto. Ponte diciamo, che ha aperto la strada a anche ad altre Soms sotto questo punto di vista. Sicuramente, sicuramente sì, perché, comunque. Ma Ponte, guardate che allora era un centro importantissimo, prima dell'unità d'Italia. Ponte era il secondo polo industriale del Regno di Sardegna, eravamo secondi solo a Genova dove c'era il cantieri Navale, eravamo avanti anche rispetto a Torino dove c'era prima di Torino che c'era gli arsenali che si facevano le armi Ponte era il più importante polo strategico sicuramente della zona, erano nel regno di Sardegna eravamo secondi solo a Genova per il, per il grosso numero di operai che ci lavoravano qui in questa real manifattura Facendo invece un salto al giorno i nostri, dopo 150 anni la SOMS è ancora viva scalciante e continua a farsi eh, sentire con iniziative come questa Sì e non solo, cerchiamo di darci un ruolo nuovo anche se il vecchio ruolo di mutua è ormai superato, eh, le mutue ormai sono a livello nazionale, tutti hanno diritto all'assistenza sanitaria e eh, noi ancora oggi diamo, a chi, solo più a chi cade e che deve andare in ospedale, diamo un contributo di 25 euro a notte ai nostri soci e poi facciamo delle iniziative, ad esempio in questa sala, due sere alla settimana facciamo yoga facciamo yoga, facciamo iniziative culturali, facciamo diverse cose e cerchiamo di rimettere un po' in pista gli oggetti sociali, anche se il tempo è cambiato e non c'è più il bisogno di una volta, ecco, diciamo così. però ce n'è ancora e di nuovo si sta purtroppo tornando indietro perché il welfare pubblico eh, riesce sempre meno a dare risposte, ecco, perché è molto caro. Quindi noi pensiamo di avere ancora uno spazio. now she's turned and turned again, merrily as she trips the plain, and may she live to run again, singing, "ho, oh, brave boys, high ho!" and may she live to run again, singing, "ho, oh, brave boys, hi ho!"